Ciao a tutti amici di AppVedereView. Oggi vi volevo parlare di un prodotto della Puro veramente eccezionale. Sto parlando di Twin. Cos'è Twin? Praticamente sono, come si può vedere da qui, due altoparlanti esterni, appunto, per i nostri dispositivi portatili oppure i nostri computer. Allora, andiamo subito a vedere l'interno della confezione. Sono riuscito a ricostruirla. Strano, ma sono riuscito a ricostruirla come era all'inizio. Eccoci qua. Allora, questi qui sono gli altoparlanti. Come vedete abbiamo il logo della Puro, sono in plastica e vediamo che sono agganciati con una calamita. Quindi praticamente ovviamente uno, cioè la calamita non è potente, quindi non li sorreggerà. Se tengo premuto uno si stacca, se ne tengo soltanto uno si staccano. Però ecco, adesso si sono incastrati bene e come vedete riescono a sorreggersi. Ovviamente bisogna incastrarli bene perché comunque la calamita non è potentissima, quindi ovviamente non ha una grande presa, però se si incastrano bene allora sì. Come sono uniti? Come vediamo, c'è quel piccolo cavetto che tirando praticamente verrà estratto il cavetto e quindi noi potremo utilizzare questi due altoparlanti proprio per esempio ai lati dello schermo oppure come meglio vogliamo disporli. Per richiuderli basterà semplicemente allargare fino al massimo, quindi adesso è allargato al massimo. Fare un ulteriore tac e come vedete il cavetto verrà richiuso. Allora, come si collega al computer? Vediamo qua che c'è il jack. Anche in questo caso abbiamo un cavo da estrarre. Quindi vedete che è tutto ipercompatto perché abbiamo tutti questi cavi nascosti che vengono estratti tirando e per rimetterli dentro semplicemente basterà arrivare al massimo a fine corsa e poi facendo un ultimo tic richiuderli. Abbiamo anche l'aggancio in modo che rimarrà completamente incastrato e questo è il prodotto da chiuso. Adesso facciamo una prova di utilizzo. Ah, mi stavo dimenticando. Qui dietro abbiamo il controllo del volume, quindi abbiamo una rotellina che girerà per aumentare o diminuire il volume e una porta USB. Infatti, queste, come si dice, casse hanno una batteria interna che verrà ricaricata tramite una porta USB e come vediamo qua sotto abbiamo un selettore che ci permetterà di scegliere se vogliamo utilizzare la porta USB, quindi direttamente se è collegata alla porta USB, oppure spostando verso destra la batteria. Quindi adesso, se sono cariche, dovrebbero essere cariche, aiuto, gli altoparlanti dovrebbero funzionare a batteria. Quindi andiamo a fare subito un tentativo di collegamento, così vi faccio sentire anche l'audio. Lo facciamo con l'HTC. Ok. E andiamo a mettere il classico Pitbull che mettiamo sempre nella musica. Eccolo qua. Let's welcome everybody to Planet Pitten, somewhat worldwide music. They call me Mr. Worldwide. Listen, why they call me Mr. Worldwide? Why you think they call me Mr. Worldwide? Ok. Come avete sentito, l'audio veramente avevo messo al massimo sia il telefono che le casse. Non è potentissimo, ovviamente, perché comunque sono due casse non grandi, sono due piccole casse, però veramente, veramente il suono è ottimo. Non viene distorto, non ci sono scricchiolii, gricchi o quant'altro. E quindi veramente sono un prodotto eccezionale.
La cosa eccezionale è che anche il prezzo, nel senso che queste due casse, quindi sono due casse da viaggio con la batteria, il cavo, il USB che comunque viene fornito in dotazione, adesso faccio vedere, oltre, vabbè, al manualetto di istruzioni viene fornito anche il cavo USB per ricaricare e collegare alla porta USB da utilizzare anche come alimentazione, volendo. Tutta questa cosa viene fornita a 20 euro, che veramente, almeno io reputo veramente un prezzo eccezionale, perché comunque questo è veramente un prodotto di qualità. Addirittura sono disponibili anche più colori, sono disponibili anche in nero, in giallo, arancione, mi sembra, e poi questo color rosso. Bene. Quindi comunque assolutamente un prodotto che consiglio perché è veramente ottimo, si sente molto bene, ovviamente il volume non è altissimo, però comunque queste casse non sono di sicuro utilizzate per far sentire la musica in un ambiente gigantesco. Però in macchina, in spiaggia, in tenda, quando c'è la necessità di portarsi delle casse esterne portatili, queste sono veramente eccezionali anche appunto per il fatto che possono essere richiuse molto facilmente in pochissimo spazio. Quindi richiudiamo il tutto. Ed ecco qua. E questa è la dimensione da chiusa. Bene. Adesso, come vedete qui si è il LED acceso, bisogna ricordarsi di selezionare USB power in modo tale che vengano spente, che non si consumi la batteria. Bene. La recensione si conclude qui. Ripeto, assolutamente un prodotto consigliato. Detto questo, io vi saluto e vi aspetto alla prossima recensione. Ciao a tutti!